Ben ritrovati su un'altra pilloletta di Thoracius. Oggi andremo, sempre seguendo l'ultima puntata dei pigmenti, andremo a parlare invece del blu, del verde, o meglio di tanti tipi diversi di verdi. Nella storia dell'arte si è sempre cercato di ottenere un verde vivido, brillante, come lo smeraldo, insomma, che riuscisse a dare quel tocco di bellezza aggiuntiva ai panorami, a le foglie delle foreste, insomma, a renderle vive e vibranti. Però molti pigmenti verdi nella storia erano anche molto tossici. Ma partiamo dalle origini. Nell'antichità spesso venivano utilizzate delle colorazioni verdi che derivavano dalle terre verdi, spesso celadonite, glauconite. Queste venivano utilizzate prima che gli egizi introducessero una specie di rivoluzione nella storia dell'arte, una fritta a base di rame verde, veniva conosciuta come fritta verde oppure fritta blu, e la fritta blu tra l'altro è anche conosciuta come blu egizio, e questa nell'antichità venne venduta a greci, a romani, ed era molto ricercata, era molto apprezzata, ma sfortunatamente con il collasso dell'impero romano anche i segreti della preparazione di questo pigmento vennero a mancare. E da lì in poi, nella grezza Europa, nel grezzo Occidente, si ritornò a utilizzare le terre verdi. Questo finché poi, verso la fine del Medioevo, nel Rinascimento, non si adotteranno altre soluzioni minerali come la malachite oppure il verde rame, che è anche conosciuto come acetato di rame. La malachite pura veniva spesso utilizzata per gioielli oppure design d'interni. Se non sbaglio, a San Pietroburgo c'è un'intera stanza rivestita di malachite, che è incredibile, veramente bellissimo. Però le parti meno pregiate venivano sminuzzate, triturate e poi venivano combinate con l'olio per fare proprio una pittura d'olio. Questo verde, tra l'altro, è conosciuto come verde montagna e veniva utilizzato come fondo sul quale poi applicare un'ulteriore passata di verde rame che dava quella lucentezza necessaria per rendere il colore un po' più vivido, un po' più smeraldo. Altrimenti si poteva mischiare con della foglia d'oro o altri pigmenti gialli per ottenere un verde pratino un po' più giallino. Ora, per ovviare alla mancanza di un vero e proprio pigmento verde, spesso e volentieri si ricorreva all'unione di due pigmenti, uno blu e uno giallo, per ottenere colori come ad esempio il verde di Ucker oppure il giallorino. Questi erano dei colori relativamente facili da ottenere, però erano piatti, erano poco luminosi, poco notevoli. E quindi man mano che si entrava nel barocco, nell'arte rococò, insomma, serviva un pigmento capace di catturare lo sfarzo delle vesti dei notabili di corte, oppure il maledetto fagiano, no, il pavone del re che doveva essere ripreso in quattro capi, insomma, serviva un verde bello possente, bello vivido. E quindi in questo periodo molti chimici si scervellarono nel trovare un'alternativa a quello che veniva utilizzato in passato. E tra questi un famosissimo chimico, Carl Wilhelm Scheele. Carl Wilhelm Scheele ha scoperto un sacco di elementi, ha scoperto l'ossigeno, prima della sua scoperta non si poteva respirare e la gente non riusciva letteralmente a vivere, ha scoperto l'idrogeno, il tungsteno, il cloro, insomma un sacco di elementi. E, però oltre a questo è stato veramente un prolifico sintetizzatore di composti, tra i quali anche il verde di Scheele. Il verde di Scheele venne per la prima volta sintetizzato nel 1775. Ora, non fu proprio questo composto a cambiare la storia dell'arte, ma un successivo pigmento che avrebbe preso questo come base per migliorarlo. Intanto il verde di Scheele chimicamente era arsenito di rame. E aveva un grosso pregio, poteva essere prodotto veramente a basso costo. Non era un pigmento particolarmente notevole neanche questo, però trovò tantissimi utilizzi, tra questi carte da parati, stampe, insomma, vernici, tante cose a basso costo.
Ma la vera innovazione si ebbe quando nel 1814 questa base di arsenito di rame venne utilizzata per produrre un pigmento ben più vivido, che poi venne commercializzato come verde di Schweinfurt, oppure verde smeraldo, o ancora verde di Parigi. E se vi chiedeste perché verde di Parigi, beh, perché nell'Ottocento questo verde veniva utilizzato per la derattizzazione nelle fogne. E questo vi dà un'idea di quanto sano fosse utilizzare questo composto in altri campi. E tuttavia, questo composto venne utilizzato in tantissimi altri ambiti. Venne utilizzato sempre sì per le carte da parati, per i vestiti, per i giocattoli addirittura. Insomma, veniva utilizzato dappertutto. Nell'Ottocento c'è stato veramente un boom dell'utilizzo di questo colorante, di questo pigmento. E una cosa interessante è che c'è un mistero di una morte famosa che potrebbe avere a che fare con questo pigmento. Nel maggio del 1821 Napoleone morì sull'isola di Sant'Elena. In seguito a una prima autopsia venne dichiarato come motivo della morte un'ulcera che poi era degenerata in un tumore. Ma già nei successivi anni iniziarono a circolare voci di un avvelenamento. Venne pubblicato il diario del suo cameriere che effettivamente descriveva un decorso della sua malattia come simile a un avvelenamento da arsenico. Ora, nel 1961 un tossicologo svedese, un certo Sten Forsfud, non lo so, è 5 volte che cerco di registrarla, vi lascio il nome nella descrizione. Insomma, questo tossicologo fece un'analisi tossicologica dei campioni di capelli che erano pervenuti fino allora appartenuti a Napoleone Bonaparte e effettivamente vi trovò delle tracce di arsenico. Ora, già a fine del 1800, un microbiologo italiano aveva trattato la comparsa in ambienti particolarmente umidi di muffe che erano in grado, in presenza di una carta da parati contenente arsenico, di sviluppare dei vapori molto molto dannosi per l'organismo. Questo gas in particolare, rilevato dal microbiologo Bartolomeo Gosio, venne poi identificato nel 1933 da Frederick Challenger e scoprì che questo composto in realtà era la trimetilarsina. Quindi la trimetilarsina veniva prodotta da queste muffe che si cibavano delle carte da parati contenenti arsenico. Ah, infine, non si può dire con certezza che cosa abbia dato il colpo di grazia a Napoleone Bonaparte, anche perché da ulteriori analisi sempre sugli stessi campioni hanno visto che c'erano molte tracce di altri elementi che noi consideriamo molto tossici, come il piombo, oppure l'antimonio, che gli venne addirittura consigliato come medicina dal suo medico curante. Ma questo non era insolito alla fine, perché tutta la maggior parte dei campioni di persone che sono vissute a quell'epoca contengono tracce di tutti questi elementi che ci fa pensare appunto fossero particolarmente diffusi e ovviamente non essendoci degli standard di controllo dei prodotti così stringenti come abbiamo oggi era molto facile avere dei prodotti che contenessero tutte queste cose che ovviamente piano piano ti uccidevano. Ma comunque eri fantastico, perché cioè vuoi mettere avere una stanza colorata con l'ultimo verde smeraldo fashion alla moda. Ma tornando a parlare di storia dell'arte, in questo periodo movimenti come gli impressionisti o i preraffaeliti adottarono queste innovazioni. E sono sicuro che tutti voi conoscerete i preraffaeliti, cioè sono abbastanza sicuro che ci sia un revival, siamo in un periodo storico in cui c'è un revival preraffaelita. È dal 2009 circa che non vedo un portfolio di un qualsiasi fotografo che non abbia una riproposizione dell'Ofelia di Millet. Cioè, cioè, se sei un fotografo ce l'hai per forza, o comunque qualsiasi altra opera preraffaelita. Quindi molti di voi conosceranno anche William Morris, che all'inizio militò nel movimento dei preraffaeliti, ma poi andò a fondare il movimento delle Arts and Crafts. William Morris aveva questa idea di riportare una dimensione pre-industriale a
allo scenario contemporaneo che vedeva appunto questa seconda rivoluzione industriale portare sì tanti prodotti, tante innovazioni, ma la qualità di questi venivano percepiti come nettamente inferiori a quelli della tradizione, tradizione medievale, rinascimentale. Insomma, la manifattura sembrava più scadente. Morris, quindi, nel cercare di ridare un'anima alla manifattura britannica, mise su una compagnia per produrre tappeti, rilegare libri, carte da parati, tutto secondo il metodo tradizionale, ovviamente rinnegando tutti i prodotti sintetici, anche tutti i pigmenti sintetici, in favore di pigmenti naturali di origine vegetale e animale. Invece, dalle analisi del 2003 di Andy Meharg dell'Università di Aberdeen in Scotland, in Scozia, risulta che tutte le carte da parati prodotte tra il 1875 e il 1885 contenessero, indovinate cosa? Sì, il verde smeraldo, o verde di Parigi. E non solo, avevano anche tracce di cinabro. Il cinabro tecnicamente è naturale, in quanto è stato usato da sempre come pigmento rosso e si trova spesso in combinazione del minio di piombo, appunto, nelle miniature. Però anche il cinabro è molto, molto tossico. E di base tutte le sue carte da parati non erano qualcosa che vorresti mettere nella stanza di tuo figlio, o almeno che tu non abbia sbagliato ad abortire, se è andato qualcosa storto in quel modo. Ora, questa potrebbe apparire come una mancanza tutto sommato perdonabile in un'epoca dove il controllo della qualità dei prodotti era lontanissimo dagli standard odierni. Se non fosse che in realtà William Morris era uno dei maggiori azionisti della compagnia di estrazione mineraria che gestiva la miniera del Devon Great Councils, ovvero la miniera più produttiva di rame di tutto il mondo in quell'epoca storica. Quindi era difficile che lui non fosse a conoscenza degli effetti di questi composti, anzi, quasi sicuramente aveva un accesso facilitato a questi e probabilmente li usava per questo nei suoi come pigmenti nelle sue opere. Infine, nel 1874 fu pubblicato il libro più tossico che sia mai stato concepito. E non è stato pubblicato da un pick-up artist, ma da un chimico statunitense, un certo Robert Kedzie, che lo pubblicò in un'edizione limitata di 100 copie, distribuite poi ad altrettante librerie in Massachusetts, se non sbaglio. E questo libro conteneva 84 campioni di carte da parati che contenevano composti derivanti dall'arsenico. Questo libro, insieme ad altre campagne di sensibilizzazione, andò a ridurre sensibilmente l'utilizzo di questo pigmento negli anni a venire, fino effettivamente a portare all'abbandono di questo verde verso l'inizio del Novecento. E insomma, con questo si conclude la serie di curiosità legate ai pigmenti verdi e in particolare al verde di Parigi o verde smeraldo, come vogliate chiamarlo. Spero vi sia piaciuto, come al solito mi ritroverete con altre pilloline di argomenti strani, interessanti da affrontare. Non so quando, ho un sacco di tempo, come tutti noi, insomma, sappiamo tutti le ragioni, quindi probabilmente a breve. E per adesso, insomma, arrivederci e alla prossima!